Un vero e proprio esercito di bambini ha invaso il campo di calcio del Paratecfi di Giuliano per la terza edizione del torneo di calcetto Madonna della Pace Cup. 9 squadre, centinaia di giovani atleti, tutti con un unico obiettivo, divertirsi. E così in una giornata ricca di emozioni, i giovani calciatori giulianesi hanno disputato il torneo dedicato alla Madonna della Pace. Ed è proprio sui bambini che punta la congrega, come spiega il priore Giovanni Antignano. Sono il futuro della nostra città. Io penso che non c'è cosa migliore di aprire i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace con i bambini. Mi sono sempre posto insieme ai confratelli che i bambini devono essere lo spirito, l'aggregazione e il futuro. Il calcio poi unisce un pochino tutti quanti e non c'è cosa migliore di disputare un torneo in questa zona, perché questa è la Giuliano che vogliamo, questa è la Giuliano che vogliamo trasmettere nella mente dei bambini per un futuro migliore per tutta la società. E la congrega è vicina ai bambini, non a caso apriamo i festeggiamenti proprio con il torneo. Oggi e in settimana anche in piazza saranno i bambini con la premiazione insieme a Cristina D'Arena ad aprire i festeggiamenti. Viva lo sport, viva Maria Santissima della Pace, ma consentitemi di dire viva i bambini, perché i bambini sono il futuro di questa città.